Questa era l'ultima gara dell'IRC 2005, ma non mancavano i motivi di interesse. Infatti, nonostante l'assenza dei protagonisti della classifica assoluta, dove i giochi erano già fatti con la vittoria di Corrado Fontana e la relativa assenza, oltre a quelle di Zanchi e Gimondi, erano ancora diversi i titoli da assegnare, oltre alle posizioni di rincalzo anche nella classifica assoluta. La gara si svolgeva come ormai di consueto su due giorni, con le prime quattro prove disputate in notturna sabato sera. Prove gremite di un pubblico numerosissimo ma molto disciplinato. Ma vediamo com'è andata nelle singole classi, cominciando dalle più piccole. In A0 debuttava con una Fiat 600 come pilota Luca Marcheschi, il fratello maggiore di Michele, uno dei cameraman più presenti del grande staff della ProBike. Un debutto in una gara non certo facile che ha portato a termine con Michele e Stefania alle note in terza piazza di classe. Sempre in A0, in seconda posizione, troviamo Vallecchi Calosi con i colori della DP Group, anche loro su una Fiat 600. La classe se la sono aggiudicata Angiletta Giacomelli, equipaggio della Follonica Rally. Sempre fra le piccoline, ma in versione K0, bella lotta fra le Fiat 600 di Tozzini Naldo, alla fine secondi, e Cioli Fulini, primi per i colori della Pistoia Corse. La K9, qui composta esclusivamente di Fiat Panda, ha visto la vittoria di Barbati Boero, ma ha confermato l'ottimo momento di forma di Fornaciari Castiglioni, qui secondi per i colori della Scuderia Etruria. Ottima prova offerta anche da Spaccasassi, terza al debutto con questa vettura per i colori della Follonica Rally e navigato da Tania Canton, navigatrice di provata esperienza, impegnata ormai da anni nel campionato italiano al fianco dei migliori piloti. Da segnalare anche l'ottimo quinto di Matteucci Innocenti, con la Panda della Tecnosport. Con le Peugeot 106, in una decimata classe A5, chiudono in seconda posizione i sempre veloci Giannini Cesari, anche a causa di questa uscita in cui hanno perso molto tempo, mentre la vittoria è andata all'equipaggio della DP Group Barbagallo Paffetti. Fra le vetture fino a 1004 in versione gruppo N, dominio incontrastato delle MG 105ZR, che occupano le prime quattro posizioni di classe. La terza posizione va a Gavazzi Macrini, che sembra abbiano abbandonato definitivamente la loro Peugeot 106 a favore di questa più performante vettura. Per la vittoria, lotta serratissima con i primi due separati da poco più di un secondo, dopo oltre un'ora e mezza di gara. La vittoria è andata a Paolini Body e il loro risultato assume uno spessore ancora maggiore, dato che è stato ottenuto davanti a Straffi Pieragnoli, che con la MG 105ZR della Pistoia Corse hanno vinto la Coppa Italia nel 2003. In N2, terzo posto per Rosticci Cerri, secondo per Di Buduo Del Poeta, sempre molto veloci su queste strade e che chiudono a soli 4 secondi da Borghi Piazzini. In A6, terza posizione per i sempre positivi Paesi Tricoli, mentre secondi, con la Peugeot 106 della Scuderia Etruria, gestita dalla Rally Point, chiudono Bellucci Baldi, che con questo risultato vincono la loro classe nell'IRC, bissando il successo del 2004. La vittoria va ad Alberto Nocentini, navigato da Guerretti sulla Peugeot 106 della Pistoia Corse. In A7, in terza posizione, troviamo la Clio della Follonica Rally di Dondolini Laurini, secondi con la Clio di Gino Miedico, Bacci Butelli, autori anche di un fuori programma in cui hanno lasciato qualche pezzo della loro vettura prontamente risistemata all'assistenza. La vittoria va, ancora una volta in questa serie, all'Almera di Grazioli Ferrari. Attenzione al cartello addosso, sinistra 3 più, per destra sinistra 4 diventa 3 chiude, per destra 3 più chiude sì, subito a sinistra 3 chiude sì, 80, attenzione destra 3 meno chiude sì, 100. Sinistra 5, 40, a Leccio diventa 4, per destra 3 più, chiude taglia, 70, attenzione destra 3 meno lunga diventa 2 più ponte.
200. Al vuoto sinistra 3 più diventa 3, chiude sì, subito destra 3 meno sì. 50. Attenzione, al verde a sinistra 3 meno, chiude sì, 80. Grande gara come sempre per Vareno Grassini con Sabina Rugi, che nonostante il cambio bloccato in quinta per due prove, vince la classe davanti a Belli Sordini, ai quali questo secondo posto era più che sufficiente per aggiudicarsi, oltre alla vittoria in N4, anche la terza piazza assoluta nell'IRC 2005. Terzi, Bartolini Grassi, anche loro più che soddisfatti in quanto al debutto con questa nuova vettura. Buono anche il quarto di Sardelli Marinai, con una ormai superata Lancer Evo 5.